Negli ultimi due giorni, la Campania è stata la regione italiana con il maggior aumento dei contagi da Covid-19. Anche la situazione di Torre del Greco è critica, con 15 contagi accertati nell'ultima settimana di agosto. Abbiamo chiesto ai torresi se sono spaventati da queste notizie e se le norme anticontagio vengono rispettate o fatte rispettare in città. Negli ultimi due giorni record di contagi in Campania, cosa ne pensa? Io ti devo dire una verità, ce lo meritiamo, perché guardati in giro quante persone stanno senza le mascherine, poi pretendiamo che gli altri se la mettono, quando noi stessi ci guardiamo intorno e vediamo che sta aumentando il numero degli infetti e non provvediamo. E io non lo so, si può pretendere questo? È preoccupato per l'apertura delle scuole? Ti devo dire la verità, sono un poco preoccupato. Però se loro prendono i provvedimenti che stanno dando i tecnici, probabilmente possiamo anche andare avanti, perché questi ragazzi stanno molto indietro con la scuola. Io non vedo in loro quella cultura appropriata, quella cultura che noi abbiamo avuto ai tempi nostri. È molto scarsa, diciamo. Spero che non aumentano questi casi, che diminuiscono. Aumento di contagi in Campania e 15 contagi a Torre del Greco, cosa ne pensa? Sì, questo significa che da parte di alcuni che sono stati in vacanza in alcune città dell'Europa si sono un po' alleggeriti un po' il senso di responsabilità, soprattutto di rispettare determinate regole o di evitare luoghi di assembramento molto elevati, quindi densità abitativa molto elevata. Mi riferisco a quelle piazze frequentate da molti turisti, da molti vacanzieri, che sono appunto, che formano focolai molto elevati, quindi assembramenti molto elevati, e questi comportano, in assenza di mancanza di conformità a quelle che sono le regole, appunto l'aumento, l'accresciuto aumento anche della probabilità di contagi nel momento in cui queste persone ritornano a Torre del Greco. Vede i controlli dopo le 18? Rispetto a prima, anti-Covid, non tanti, almeno vedo anche nelle strutture, mi parlo di pasticcerie, come per esempio in altri luoghi, i controlli non è che ci sono sempre continui, e non tutti quanti vedo che a volte rispettano le regole. Speriamo solo che fanno uscire questo vaccino, in modo che se le persone se li fanno, così si riesce a bloccare questo virus, che non finisce mai di stupirci e di aumentare. Ma lei vede controlli in città? I controlli non li ho visti fino adesso, mi dispiace dirlo, però non li ho visti. E mi dispiace per il comune di Torre del Greco, che dovrebbe fare un po' di attenzione e andare un po' a fare i controlli, perché Torre del Greco è una bella città, soltanto che è male governata, nel senso che non puliscono le strade come si dovrebbero fare e i controlli non vengono fatti. Però è una bella città Torre del Greco, lo ripeto, dovrebbe stare solo un poco più attenta a fare un poco di attenzione, un po' di curare un po' in più la città. Se lei gira qui nei mercati e nelle piazzette, non tutti hanno capito com'è grave la situazione, quindi continuano a indossare le mascherine, continua a non esserci il distanziamento e quindi andremo solo a peggiorare. Non ci sono restrizioni, quindi bisogna stare un po' più attenti a queste determinate cose. Dobbiamo essere tutti quanti uniti e dobbiamo cercare di dare il meglio di noi. Pensi che i torresi stiano rispettando le norme? Io credo di sì, poi non so, almeno parlo per me, le stiamo rispettando, poi non so gli altri, però sì, credo proprio di sì. Siamo molto preoccupati perché abbiamo un'età avanzata e allora siamo un po' attenti. Perché... Ma secondo lei ci sono i controlli? No. Ma ognuno fa quello che vuole, chi cammina con la maschera, chi cammina senza maschera. È un casino. Credo che al 90% ci dovrebbe stare qualche controllo. Noi ci tuteliamo, sono gli altri che non si sanno tutelare. Ci sono dei ragazzi che sono un po' incoscienti, non pensano alle loro mamme e alle loro nonne. Quindi secondo me è preoccupante la cosa. Se dovesse di nuovo risalire il numero, secondo me siamo rovinati.
Secondo lei è opportuno riaprire le scuole? C'è un bel punto interrogativo su questo, anche perché ovviamente prendendola i bambini comunque la portano a casa e lì comincia il caos. Secondo me dovrebbero andare a numero chiuso praticamente i bambini, cioè le classi proprio a numero veramente ridotto, per poter essere sicuri che non portano contagio a casa.